Ciao ragazze, questo sarà un trucco che mi è stato richiesto da Alessandra, un bacione, per il 18° del suo ragazzo. E è un trucco veramente molto molto semplice, però con questo tocco viola di colore che quindi lo rende molto estivo e particolare. Spero che vi piaccia nonostante la semplicità. Applico ovviamente la base e utilizzo questa qua in crema sulla barbabietola superiore e invece su quella inferiore utilizzo la Primer Potion della Urban Decay perché è una base un pochino più liquida, però potete anche utilizzare ovviamente lo stesso prodotto. Come primo passaggio prendo una matita marrone, questa qua è di Essence, e la utilizzo per creare una riga sulle ciglia superiori e la porto anche nella piega dell'occhio creando una V all'esterno per creare questo effetto un po' allungato e scuito della piega dell'occhio e dell'angolo esterno per rendere appunto il trucco leggermente più drammatico. Poi con un pennello piuttosto morbido, questo qua è di H&M, vado a sfumare il colore nella piega dell'occhio e su tutta la palpebra. Poi prendo questo color caffè latte chiaro completamente matte e lo applico nella piega dell'occhio appunto per sfumare meglio la matita e per enfatizzare questa zona. Quindi per rendere il trucco ancora più scuro, insomma, però senza creare ombreggiature troppo drammatiche. Invece sulla palpebra mobile vado ad applicare questo bellissimo marrone shimmer con riflessi bronzati e dorati e lo applico appunto su tutta la palpebra mobile per creare questo bell'effetto luminoso. A questo punto prendo una matita nera, potete utilizzare anche un eyeliner liquido come preferite, e vado a creare appunto una linea sull'attaccatura delle ciglia superiori piuttosto spessa, che poi vado a sfumare con un pennellino a spugnetta o un pennellino a penna. Queste grida sono mia sorella e mio cugino, se le sentite. Poi prendo un ombretto nero non completamente matte, ma come preferite, insomma, e vado a sfumare meglio la matita e vado a creare una linguetta all'esterno, piuttosto, insomma, sfumata, perché non è fatta appunto con un eyeliner, ma con un ombretto. A questo punto, dopo aver applicato all'interno dell'occhio una matita viola, utilizzo questo viola bellissimo e lo applico con un pennellino piatto all'attaccatura delle ciglia superiori, sì, inferiori, scusate. E non vi faccio vedere il passaggio della matita all'interno dell'occhio perché penso faccia abbastanza schifo e quindi cerco sempre di tagliarlo dai miei tutorial. E quindi vado a creare appunto il punto più colorato del nostro trucco. Adesso piego le ciglia e applico il mascara nero normale e il top coat volumizzante per creare delle ciglia belle voluminose. Se volete potete anche applicare delle ciglia finte, ma io non le avevo. O comunque non le avevo adatte per questo trucco, diciamo. Per quanto riguarda il viso, prima di tutto creo la base, quindi applico il correttore sotto gli occhi e sulle varie imperfezioni. Questo qui è di MAC, ma va bene un qualsiasi correttore per coprire appunto le imperfezioni cutanee. E poi applico il fondotinta della Kiko compatto in polvere con il powder brush di ELF per creare appunto una base piuttosto naturale. Come blush utilizzo questo bellissimo fucsia straacceso di ELF e lo applico sulle guance, sugli zigomi in un modo piuttosto banale, insomma così.
picchiettandole, poi lo sfumo con il pennello di Elf, il powder brush, e sfumo molto bene perché appunto è un colore piuttosto drammatico e particolare. Per le labbra invece applico questo gloss rosa piuttosto naturale. E niente ragazzi, spero che il trucco vi sia piaciuto e fatemi sapere con un commentino qua sotto, vi mando un bacione e al prossimo video. Ciao!